Tre punti d'oro per il Feriolo che, battendo 1-0 il Momo, ipoteca la salvezza. Ha deciso un gol in apertura di partita da parte della squadra di Occhetti. Dopo 5 minuti, infatti, la rete che decide il match. Tiro da fuori area di Guandalini, respinta corta di Poverino, tap-in vincente di Ferrari che firma il gol da 3 punti, importantissimo per la squadra di casa. Ancora Feriolo al 21esimo con una punizione di Martinella che termina alta non di molto, dai 18 metri al 37esimo, una delle rare occasioni del Momo, serpentina dell'ex Roce Borgosesia Grieco, palla in mezzo per Gaboli che calcia alle stelle da ottima posizione. Nel secondo tempo, dopo un minuto, percussione di Francioli, due dribbling, il suo tiro viene deviato in calcio d'angolo da Poverino. Un minuto dopo, ancora Feriolo con Beltrami che si divora da ottima posizione il gol del 2-0 al 14esimo. Il Momo resta in 10 per il doppio giallo rimediato da Caporale. Nel finale di partita, negli ultimi 10 minuti, il Feriolo non concretizza un paio di ottime chance in contropiede al 35esimo, bella azione di Piana che salta due avversari, poi calcia, si salva però la difesa del Momo, nella fattispecie Poverino. Al 38esimo, colpo di testa da ottima posizione di Francioli, la sua conclusione però termina alta. 3 minuti di recupero, non succede nulla, vince 1-0 il Feriolo.